Ok, facciamo la correzione della verifica sugli insiemi e logica. La verifica consisteva di 10 esercizi. Cominciamo col primo. Indica quale dei seguenti sono insiemi in senso matematico. A era gli alunni molto alti della classe. Questo ovviamente è un insieme, no, perché? Perché molto alti non significa niente, molto alti rispetto a cosa? O più alti di, si poteva dire, non molto alti. Mentre B, i numeri naturali minori di 11, sì, quindi fatemi fare così, evidenziamo le risposte corrette, quindi B è un insieme matematico, perché è oggettivo decidere se un numero è maggiore o minore di 11, quindi se era nell'insieme o no. I treni partiti da Monfalcone ieri? Sì. Basta andare alla stazione e farsi dare l'elenco della lista dei treni partiti. Okay? E le grandi capitali d'Europa? No, non è un insieme scientifico matematico perché è grandi rispetto a cosa? È soggettivo. Non è oggettivamente decidibile. Se erano le capitali d'Europa, sì, perché tutte quante è oggettivamente decidibile se una città è capitale oppure no, ma le grandi cosa significa? Per me una capitale può essere grande, per un'altra no. È soggettivo. I numeri pari divisibili per 7? Sì, tutti quelli multipli sia di 2 che di 7. Poi i numeri razionali maggiori di 4 e minori di 5? Anche. Questi sono gli insiemi oggettivamente in cui è possibile decidere oggettivamente se un elemento ne fa parte o no. Quindi sono insiemi in senso matematico. D'accordo? Anche gli altri sono insiemi, ma non posso oggettivamente decidere se un elemento ne fa parte oppure no. Cioè l'appartenenza è soggettiva, dipende da chi compila la lista, per dire. Ok? Quindi questo non serve che lo riscrivo, sottolineo e buonanotte, siamo prima. Numero 2. Consideri i seguenti insiemi. A è l'insieme formato dalle lettere della parola cammello. B è formato dalle lettere della parola cavallo. E C dalle lettere della parola elefante. Quale delle seguenti espressioni è corretta? È corretto che A e la lettera E appartiene all'insieme A? Sì, questa è corretta. È corretto dire che A non appartiene all'insieme B? No, perché in B c'è la lettera A, in quanto lettera della parola cavallo. X appartiene ad A? Questo? No, anche questa è falsa. Perché? Perché nella parola cavallo non c'è la X. Quindi anche questa è falsa. Facciamo così, ne mettiamo con una un rosso. Questa è sbagliata, questa è falsa. E anche questa è falsa. Perché cammello non è un elemento dell'insieme A. L'insieme A è fatto di lettere, non di parole. Cammello è la parola stessa. Ok? È diverso il concetto. Un conto è una lettera, un conto è la parola. Tutto è chiaro per tutti? Molto bene. Ok, andiamo avanti. Dato l'insieme A dei numeri naturali compresi tra 5 e 20, cioè x è simultaneamente maggiore di 5 e minore di 20, rappresenta questo insieme per elencazione e col diagramma di Euler-Oben. Qui c'erano due richieste, elencazione e diagramma. Quindi, facciamo qua sotto, esercizio 3, A è l'insieme dei numeri naturali tali che sono compresi tra cos'era 5 e 20? Sì. E allora, per elencazione elenco tutti i suoi elementi, quindi da 6, 7, 8, 9 fino a 19. Ma mi chiedevano anche il diagramma, quindi devo fare un ovale all'interno del quale metto tutti gli elementi. 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Questo è il mio insieme A. Ok? Elencazione, diagramma di Venn. Euler-Venn. Mentre questo è per elencazione. Dubbi? Tutto chiaro? Ditemi se vado troppo veloce o se c'è qualcosa che non capite. Siamo al 4, dimmi. Ma se lo vado su fuori di tutte, se scritto su fuori di livello Dopo completo. vediamo. Numero 4. Considera i seguenti insiemi. A è formato dai numeri naturali tra 5 e 20, con 5 e 20 esclusi, qui c'è minore, non minore uguale. B è formato dai numeri 7, 5, 9, 11 e 20. È corretto dire che B è sottoinsieme di A? Per quale ragione? Questo è meglio copiarlo. Lo rifacciamo qua sotto, anzi qua. Ecco. Allora, l'insieme A è fatto da i numeri naturali compresi tra 5 e 4, con 5 e, 5 e 20 esclusi, sono 6, 7, 8, 9, eccetera, eccetera, fino a 19. Il 20 non c'è, il 5 non c'è, mentre B. Se lo mettiamo un po' in ordine, vedete che c'è 7 e 5, c'è il 5, c'è il 7, il 9, l'11 e il 20. Ci chiedono, è vero che B è sottoinsieme di A? La risposta è no. Perché? Perché il 20 appartiene a B, ma non appartiene ad A. Il 5 appartiene a B e non appartiene ad A. Quindi ci sono due elementi che sono inclusi in B ma non in A. Quindi questo è falso. Perché se fosse vero che B è sottoinsieme di A, tutti gli elementi di B sarebbero anche elementi di A. Ma questo non è. In almeno due casi. Ne basta uno solo per dire che non è vero, eh. Dico che B è sottoinsieme di A se e solo se tutto ciò che sta in B sta anche in A, tutto ciò che appartiene a B appartiene anche ad A. Ma questo è falso in almeno due casi, per il 5 e per il 20. Quindi la risposta è no. E bisogna anche dire il perché. Siamo al numero 5. Dov'è? Eccolo qui. Ah, qui c'era una correzione, questa è una D. Ok? Lo copiamo. Ok. Mettiamo qua sotto. Un po' più grande. Ok, è chiaro qui cosa bisogna fare. Avevamo l'informazione sui risultati di questa operazione A unito B, A intersecato B, A unito C, A intersecato C, con insiemi disposti in questo modo. Quindi per esempio C e B non hanno niente in comune, questa è un'informazione importante. E quindi ricopiamo il disegno. Quindi, allora, questo è A, questo è B e qua sotto c'è C. Questa, cominciamo dall'intersezione. A intersecato B è l'elemento A, significa che questa parte, che è la parte comune tra A e B, contiene solo A. Ditemi se è tutto chiaro. Poi la parte A intersecato C, quindi questa, contiene, anzi facciamo così.
A intersecato B è solo A piccolo e questa è questa regione qui. Poi A intersecato invece C contiene le lettere C e D, quindi qui dentro ci sono C e D. Che è la parte comune tra C e D. Dopodiché mi resta da tener conto delle due unioni. Ok? Cominciamo con la prima, per esempio. In A unito B ci sono A, B, C, D ed F. Mentre in A unito C ci sono A, B, C ed E. Siccome la lettera A appartiene sia ad A grande, perché è in questa parte, che in A unito a C, ok? Questa qua l'ho già scritta, mi manca di piazzare per esempio la B. Siccome B appare sia in A unito B che in A unito a C, non può essere qui, ok? È chiaro questo? Ma sarà per esempio, che ne so, dove era? Qua sotto. Mentre in A unito C abbiamo A, B, C, D ed E. Ok? Quindi, in sostanza, fatemi ricopiare, avremo che la B appartiene ad A ma non a B, F appartiene a B ma non ad A, e infine E appartiene a C ma non ad A e ad F e a B. Ok, se abbiamo dei dubbi ricontrolliamo, proviamo in questo modo a ricostruire A unito a B. A unito a B ha A, B, C, D ed F, che è questo. A unito a C contiene A, B, C, D ed E, quindi A unito a C ha A, B, C, D ed E. Torna. Ok? Ci sono domande? È tutto chiaro? Bene. Siamo al 6. Allora, ricopiamo anche questo. Qui si chiedeva di interpretare un disegno. Immaginate di avere questi tre grafici e di individuare mediante operazioni opportune la zona colorata. Nel primo caso la parte in azzurrino, quella a sinistra, è la parte comune ad A e a B, perché sta sia in A che in B. Quindi questa parte qui è A intersecato a B. L'altra, quella sulla destra, è quella comune ad A e a C, cioè scusami, B intersecato a C. Il fatto che siano colorate entrambe nella stessa figura significa che sono unite. Attenzione, vanno usate le parentesi. Ok? A intersecato a B unito a B intersecato a C. Qualcuno ha dubbi su questo? Poi, nella figura 2, qui ho evidenziato, colorato tutto A e la parte comune tra B e C. Quindi questa parte è B intersecato a C e poi ho tutto A. Quindi qui ho A unito a B intersecato a C. Anche qui è importante usare le parentesi. Perché se faccio prima A unito a B e poi interseco a C, ho tutto un altro discorso, tutta un'altra figura. Ok? La terza, quella forse quella più semplice, c'è A e B evidenziati entrambi, quindi in questo caso ho semplicemente A unito a B e basta. Qua le parentesi posso mettere o non mettere indifferenti. Mentre C viene ignorato.
Tutto chiaro? Quindi ripeto, il primo è A unito a B, scusate, A intersecato a B, unito a B intersecato a C. La seconda figura era A unito a B intersecato a C, e la terza A unito B. Ok? Domande? Siamo al 7, se non sbaglio. Sì, ah, qua c'era il problema. Lo copio. Ecco. Ok, dice: una indagine di mercato compiuta su 90 famiglie ha evidenziato che 59 possiedono il robot da cucina, 80 hanno il forno a microonde o il robot da cucina, e 24 possiedono entrambi gli elettrodomestici. Quindi qui abbiamo questo che è il nostro insieme universo, lo facciamo come un rettangolo, U. All'interno abbiamo due sottoinsiemi, quelli che hanno il robot da cucina e quelli che hanno il forno a microonde. Abbiamo visto che U contiene, cos'erano, 90 famiglie. La cardinalità di U è 90. Dopo, 59 possiedono il robot, quindi R è 59. Però attenzione, in questi 59 ci sono anche quelli che hanno tutti e due gli strumenti. Poi, cos'altro ci dice? 80 hanno il forno oppure il robot, quindi forno unito a robot, 80. E infine 24 possiedono entrambi gli strumenti, quindi forno intersecato a robot, 24. D'accordo? Ora, la domanda ci chiede, il testo ci chiede quante famiglie hanno solo il robot da cucina e quante non possiedono nessuno dei due elettrodomestici. Allora, se dentro a questo insieme ci sono 59 elementi e in questa parte ce ne sono 24, quindi qui ce ne sono 24, quelli che hanno solo il robot da cucina saranno tutti quelli che hanno il robot meno quelli che hanno tutti e due, cioè robot e forno. Quindi 59 meno 24. Ok? Cioè 35. Quanti poi chiedeva non hanno nessuno dei due strumenti? Beh, se in totale ho 90 famiglie e quelli che hanno almeno uno dei due sono 80, quelli che non ne hanno nessuno dei due saranno 90 meno 80. Quindi 10 e che stanno qua fuori. Quindi, scusate, quindi né robot né forno sono insieme forno unito a robot complementare, cioè universo meno quanti sono in forno unito a robot, cioè 90 meno 80. Per gli amici 10, quindi due, le due risposte sono 35 e 10. Ok? Domande? È tutto chiaro? Siamo a il numero 8.
sul prodotto cartesiano. Eccolo qua. Ci dice: il prodotto cartesiano B per A è fatto dalle coppie 1A, 2A, 1B, 2B. Qui, se osservate, prima c'è l'insieme B e dopo c'è A. Quindi, gli elementi di B sono quelli che vengono per primi nella coppia. Mentre gli elementi di A sono quelli che vengono dopo, al secondo posto nella coppia. Quindi, B è formato dai numeri 1 e 2. Mentre A è formato dalle lettere A piccolo e B piccolo. Ok? Quindi si determina A e B e traccia il diagramma cartesiano di A per B, non B per A. A per B. Quindi metto A sull'asse orizzontale e B su quello verticale. Quindi qui metterò le lettere A e B. E qui i numeri 1 e 2. Il prodotto cartesiano A per B, facciamolo in blu, ecco, è formato da queste coppie. Mi si chiedeva solo il diagramma, potevo anche elencarlo volendo, ma non era richiesto. In questo caso avrei avuto A per B è formato da le coppie A1, A2, B1, scusate, B piccolo, B1 e B2. Sì, A per B, A è il primo, questo, che va sull'asse orizzontale e B sull'asse verticale. Quindi A sul lato verticale ho le lettere, su quello orizzontale, sul verticale ho i numeri, su quello orizzontale ho le lettere. Ok, B per A è il verso. Domande su questo? Vi viene dato B per A, ma vi si chiede di tracciare A per B. Bastava invertire l'ordine delle due lettere. Domande? No. Siamo al, questo era l'8, mi pare il 9. Ok, qui ce n'era uno sulla partizione. Immagina U formato dalle lettere della parola deposito, quindi è D, E, P, O, S, I, T. La O non la metto finale perché c'è già. Ok? Poi A è formato dalle vocali della parola di deposito, E, O, I, mentre B dalle consonanti, D, P, S, T. Ok? A e B formano una partizione? A non è vuoto, B non è vuoto, quindi questa funziona, la prima proprietà c'è. La seconda, che chiede che A e B abbiano intersezione vuota, è corretto, perché una contiene lettere consonanti, l'altra vocali. Nessuna lettera sia consonante che vocale, almeno non nell'italiano. 3. A unito a B da U? Sì, perché se unisco A e B ottengo U, quindi sì, forma una partizione. Insieme A e B formano una partizione. Di U. Ok?
Ah, ovviamente hai vissuto sotto insiemi di U, questo andava da sé. Ci sono domande? Ultimo, il 10. Era quello sulle proposizioni. Eccolo qua, copiamolo. Proprio qua sotto, ingrandisco un po', ecco fatto. Dice prese, immagina le seguenti proposizioni. P è Luisa mangia il pesce e Q Luisa beve il vino bianco. La frase R, Luisa mangia il pesce e non beve il vino bianco, è rappresentata da quali espressioni? Questa, questa, questa o questa? Era l'ultima. La corretta è questa qui. Perché? Perché se osservate c'è la frase P, quindi Luisa mangia il pesce, il connettivo E, la vi rovesciata, e Q con la barra sopra, cioè la negazione di Q. Beh, Luisa non beve il vino bianco. Quindi la frase corretta è la D. R è uguale. P e non Q. Ci sono domande su questo? Bene. Se non ci sono domande mi fermo qui. Ok? Bene.